Cosa ne pensate di questa chiusura delle scuole dall'infanzia fino alle superiori, piovuta così all'improvviso in Lombardia? Allora, come sempre cerchiamo di mantenere le nostre competenze, non ci permettiamo di giudicare la necessità di questa operazione. Ormai dall'inizio della pandemia sono stati 24 i DPCM emanati, la situazione sappiamo è in evoluzione e sappiamo che i bambini delle scuole sono attualmente colpiti più di prima. Quindi non è tanto il fatto di aver deciso la chiusura. Il problema si pone quando queste decisioni vengono comunicate all'ultimo momento e non ci sono pronti tutti gli strumenti per provvedere. Quindi le scuole sono rimaste disorientate, così come le famiglie, perché non sapevano prima di tutto quali alunni accogliere in deroga alla chiusura. C'è stata una chiusura totale dalla scuola dell'infanzia in su. Le scuole secondarie di secondo grado erano già abituate a una situazione di parziale chiusura, invece per gli istituti comprensivi è stata la prima volta quest'anno. Il problema che ci si è trovati davanti è il problema che si pone sempre quando non si sa a chi tocca prendere le decisioni e quali sono le norme di riferimento. Quindi il problema non è la chiusura, il problema è preparare la chiusura con norme chiare da applicare. Cosa è successo? Una nota del Ministero, del Dipartimento del Ministero, ha indicato le famiglie di lavoratori che lavorano nei servizi pubblici essenziali, famiglie sulle quali prestare attenzione, alle quali concedere una deroga alla chiusura. E lì si è scatenato il disastro, perché definire in modo così generico i lavoratori dei servizi pubblici essenziali ha fatto in modo che la maggior parte dei lavoratori si siano sentiti chiamati in causa e hanno chiesto alle scuole di poter mandare i loro figli. Questo perché contemporaneamente sono scadute a dicembre alcuni provvedimenti che permettevano di rimanere a casa con i figli con dei congedi straordinari. Non siamo in zona rossa, i congedi straordinari non sono applicabili e quindi le famiglie avevano la necessità di gestire la presenza dei figli a casa, specialmente per i figli piccoli. Questo è stato il problema. Questa nota non aveva una base normativa, appunto perché tutte le norme erano state predisposte per le zone rosse e alcune di queste erano scadute a dicembre. È questo che è mancato, un riferimento chiaro normativo e un coordinamento. Noi da mesi stiamo chiedendo che Stato e Regioni si accordino in maniera chiara su chi deve decidere alcuni passaggi. La Regione Lombardia non ha visto queste conseguenze, quindi ha provveduto alla chiusura e si è fermata lì. Manca un pezzo, manca la tutela delle famiglie. Quindi, cosa è successo? I dirigenti scolastici si sono trovati da soli, come spesso capita, a interpretare questa indicazione di questa nota così generica e a decidere chi fosse da includere, chi fosse da escludere. Rispetto alla deroga, sulla chiusura. Successivamente, questo è successo giovedì scorso, quindi venerdì le scuole dovevano già decidere. È stato un fine settimana di caos, i dirigenti si sono trovati fra loro, hanno cercato una soluzione senza che nessuno desse loro indicazioni chiare e finalmente il Ministero è uscito con una nota. Domenica sera il Ministero ha emanato un'ulteriore nota che smentiva la precedente, chiarendo che non esisteva questa possibilità di deroga. E quindi, nel frattempo, i dirigenti avevano disposto la presenza di alcuni alunni, in base alle richieste dei genitori, e queste disposizioni sono state annullate con una nota di domenica sera. Questo cosa ci insegna? Che tutto è interconnesso. La scuola da sola non può prendere decisioni
che riguardano altri settori, che riguardano il settore del welfare, cioè del sostegno alle famiglie. Non ha il potere discrezionale di decidere quale famiglie accontentare e di decidere quali siano le tutele, perché questo è compito di altri. Quindi questo coordinamento è necessario proprio perché quando si chiude la scuola, a catena ci sono tante altre conseguenze, innanzitutto sui genitori, ma anche sui luoghi di lavoro dei genitori stessi. Quindi non, manca proprio questo coordinamento, questa armonia nelle norme, mentre invece c'è, a volte si crea anche una contrapposizione fra decisioni statali e regionali, sulle quali ci vanno di mezzo poi gli alunni e i loro genitori. Questo problema è stato, diciamo così, risolto, ma non risolto, cioè il Ministero dell'Istruzione ha chiarito quali erano le sue competenze. Ora restano scoperte le competenze di altri, cioè quali tutele dare alle famiglie. Nel frattempo, i dirigenti avevano accettato, come era già successo, l'anno precedente, avevano accettato i figli di chi lavora nella sanità. Era già stata data questa disposizione in precedenza, ma anche i figli degli insegnanti stessi. Però premevano giustamente altri lavoratori che si consideravano appartenenti a servizi pubblici essenziali. Questo ha creato un cortocircuito che ci deve insegnare che le cose vanno definite prima, cioè quando si decide la chiusura, quello deve essere l'ultimo atto di una procedura che deve essere completa e deve dare indicazioni chiare a tutti. Annoto un ulteriore elemento. La norma dice che vanno garantiti gli alunni disabili e gli alunni con bisogni educativi speciali. A questo punto, e qui entra in campo un problema che invece è la scuola che deve affrontare. Mandare a scuola gli alunni disabili da soli non è elemento di inclusione. Quindi alcune scuole hanno ragionato in questi termini, accogliendo altri alunni per creare il gruppo che altrimenti non produce, altrimenti la presenza del singolo alunno non produce inclusione, anzi, il singolo alunno si sente ulteriormente differenziato rispetto agli altri. Questo è un problema interno alle scuole. Diciamo che un altro insegnamento è che la chiusura delle scuole deve essere disposta con molta attenzione quando proprio non è possibile fare altrimenti, perché le conseguenze che ci sono sugli alunni che rimangono a casa sono state più volte sottolineate. Aumenta la dispersione scolastica perché non tutti gli alunni hanno le condizioni familiari per potersi collegare a distanza e perché il lavoro a distanza non è paragonabile alla presenza in classe con gli amici. E garantire gli alunni disabili da soli non è una garanzia in realtà, perché in alcune scuole è già successo che le famiglie abbiano deciso di rinunciare a questa possibilità, comprensibilmente. Quindi, soprattutto per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, si creano situazioni drammatiche dove i bambini che restano a casa, spesso in condizioni di solitudine, davanti alla televisione, forse è meglio che vadano a scuola, perché in quel momento diventano bambini con bisogni educativi speciali, come tanti altri. In questi giorni di chiusura c'è però il fatto che sono finalmente iniziati i vaccini per le vaccinazioni per il personale scolastico. Che cosa ne pensate di questo inizio della campagna e come vedete in generale la possibilità di vaccinare il personale della scuola in vista di una riapertura? Allora, noi riteniamo indispensabile questa operazione, quindi l'abbiamo più volte sollecitata. Abbiamo vissuto come uno schiaffo ai docenti l'accordo fatto sulle università dall'assessore Moratti, assessore regionale Moratti, perché metteva al sicuro un settore della conoscenza che è uno dei tanti settori, ma noi abbiamo insegnanti che devono lavorare a stretto contatto, soprattutto con i bambini piccoli,
e che quindi vedono nella vaccinazione una soluzione, la possibilità di lavorare serenamente e di essere disponibili con i bambini. Quindi importantissimo finalmente partire con le vaccinazioni. Mi risulta che la procedura sta andando avanti, anche se c'erano dei dubbi, ma che ieri sono stati fugati sugli ultra 65 anni. Noi abbiamo insegnanti che hanno superato quell'età e quelli erano esclusi dalla vaccinazione, ma il Ministero della Sanità proprio ieri ha chiarito che la vaccinazione può essere estesa anche a questi settori. Abbiamo lavorato negli incontri con la Regione per estendere la vaccinazione non solo agli insegnanti e al personale delle scuole statali, ma a tutti coloro che si occupano dell'infanzia, compresi quindi gli assistenti educatori, chi lavora negli asili nido, oltre a chi lavora nelle scuole private, e speriamo che adesso la fornitura di vaccini sia sufficiente per procedere con celerità, perché quella è una soluzione che ci permette di evitare ulteriori chiusure. E quindi invitiamo tutto il personale delle scuole a aderire a questa campagna. Nel frattempo, si continua con la didattica a distanza, perlomeno, chi può. Sappiamo che, ad esempio, i bambini della scuola dell'infanzia non possono certo fare didattica, a distanza, ma questa soluzione a un anno di distanza, come la possiamo giudicare? Allora, la didattica digitale integrata, sulla quale poi dopo la prima esperienza spontanea che si è avuta a partire da un anno fa, si sono definite linee guida, si è fatto un contratto, resta comunque una soluzione estrema in situazioni di estrema emergenza. Proprio dall'esperienza che abbiamo visto, dove è mancato il sostegno alle famiglie, quella che stiamo vivendo in questi giorni, e anche dagli studi su come i ragazzi hanno vissuto nei mesi passati, anche nell'anno scolastico precedente, è ovvio che la didattica a distanza non è una soluzione che si può prendere con tranquillità. Quindi resta l'obiettivo prioritario di tenere le scuole aperte, magari rivedendo anche il protocollo sulla sicurezza, ma devo dire che le scuole si sono attrezzate in modo accettabile per accogliere i ragazzi in presenza e soprattutto i bambini in presenza. I colleghi della scuola dell'infanzia stanno facendo delle cose bellissime, riescono comunque a fare delle proposte ai loro alunni, ma questo non toglie che la didattica a distanza non abbia niente a che fare con la didattica, perché la didattica è corpo a corpo, è presenza anche corporea ed è soprattutto presenza in un gruppo di pari. E i ragazzi e i bambini soffrono molto l'isolamento. Quindi devo dire, la chiusura delle scuole deve essere l'ultima ratio e a volte è stata contrapposta nelle varie discussioni che si sentivano alle attività produttive. Non è questo il modo di affrontare la vicenda. La scuola, ci rendiamo conto che è elemento centrale anche per garantire ai genitori di poter partecipare alle attività produttive, quindi deve essere il primo obiettivo. A volte in questo anno ci è sembrato che qualcuno pensasse che tenere i ragazzi a casa con la didattica a distanza fosse una soluzione, fosse un modo per accantonare almeno uno dei tanti problemi. Invece non è così, ce ne stiamo rendendo conto tutti e spero che questo sia un dato acquisito che guidi le decisioni future in un modo diverso da come con facilità si è vista questa soluzione, che soluzione non è. Resta riguardo alla sicurezza un altro tema che è quello del numero degli alunni in classe. Garantire la sicurezza in classi di 27, 28, anche 30 alunni, garantire il distanziamento è molto difficile. Da questo punto di vista si sta facendo qualcosa, cioè è stato preso in mano pensando all'anno prossimo quantomeno il problema. Allora, questo è un problema che ci attanaglia da più di 10 anni. C'è il decreto 81, il decreto sugli organici, che nel periodo della crisi che abbiamo vissuto dopo il 2008,
è stato fatto per ridurre il personale. Sono stati tagliati 100.000 posti a suo tempo. In che modo? Aumentando il numero degli alunni per classe, i minimi e i massimi. Quindi è lì che bisogna agire. È la norma sulla definizione degli organici dei posti e quindi sulla definizione del numero degli alunni per classe va modificata. Va modificata per due motivi, perché la prospettiva che la pandemia possa continuare e che comunque certe misure debbano continuare a funzionare, ma anche la prospettiva che la didattica possa migliorare, quindi anche proprio il lavoro vero e proprio dell'insegnamento, deve basarsi su gruppi, classe meno numerosi. Quindi le famose classi pollaio sulle quali dopo il decreto Gelmini tutti abbiamo avanzato mille critiche, è un problema centrale. Proprio in questi giorni si sta costruendo l'organico e purtroppo per quest'anno scolastico sono stati assegnati molti fondi per assumere personale aggiuntivo. Io dico che questa deve diventare invece una misura strutturale, cioè all'origine vanno ridotti i numeri degli alunni per classe. Questo permette il distanziamento e permette un buon lavoro. Noi abbiamo classi della secondaria che superano i 30 alunni e anche classi della scuola dell'obbligo che arrivano a 27, anche fino a 30. Questo è un numero eccessivo, eccessivo anche per una buona didattica. Quindi quello è per noi un obiettivo primario. Con i fondi europei, si deve affrontare questo elemento, si deve investire di più sulla scuola. Sappiamo che l'Italia è una delle ultime nazioni in Europa in investimenti sulla conoscenza e questo è uno degli elementi su cui fare delle modifiche strutturali. Purtroppo siamo già in una fase attiva nel predisporre il prossimo anno scolastico, quindi mi auguro che si agisca velocemente. Sappiamo che, ad esempio, per costituire una nuova classe di scuola secondaria servono minimo 27 iscritti. Questo, comporta il fatto che alcune classi non si possono formare, che gli studenti devono peregrinare per cercare altre scuole che li accolgano. Non deve più succedere questo. 27 come numero minimo è già troppo. Quindi va cambiata proprio l'ottica. Abbiamo questi fondi strutturali, abbiamo anche un calo delle nascite che negli ultimi 3 anni ci ha visto perdere classi, perdere alunni. Quest'anno ci saranno 500 alunni in meno nella nostra provincia, almeno dai primi dati riguardanti le iscrizioni. Quale migliore occasione per evitare di sopprimere classi e plessi? E invece rivedere la distribuzione degli alunni in classi, in gruppi che siano ideali per un buon lavoro di insegnamento e per un buon apprendimento.